Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 16 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Pochi amici, tanti problemi. Chiudere la prima quindicina del mese con un colpo alla porta alle vostre spalle sarà una soddisfazione, ora che vi ritrovate il Sole e Mercurio taciturni e assonnati, desiderosi solo di andarsene a dormire e con loro anche voi. Strano sabato sera, con pochi amici a tenervi compagnia, tutti gli altri in viaggio verso la casa di vacanza per fuggire all'afa e alla monotonia dell'assolato weekend in città. Qualche acquisto distratto per non sentirvi inutili e soli, ma attenti a non confondere l'essere con l'avere. In questo la coppia Luna-Saturno si rivela subito draconiana, i principi sono sacri e vanno rispettati, al di là delle seduzioni e degli inganni delle forme. Notizie piacevoli in arrivo o arrivate da poco. Notizie positive e favorevoli, qualcosa che si annuncia. Conquiste, attrazione, un uomo non più giovane potrebbe fare da tramite per nuove conoscenze. Un uomo maturo, separato, divorziato, che ha reciso da poco un rapporto potrebbe improvvisamente farsi presente nella vostra vita. Oggi un amico o un'amica di cui vi fidate potrebbe darvi un dispiacere o sgambettarvi, per il semplice gusto di vedervi in difficoltà potrebbe anche svelare qualche vostro piccolo segreto. Affrontate tutto con diplomazia e indifferenza. Troppe ore al computer vi rendono nervosi e distratti, ricordatevi di distogliere lo sguardo e rilassarvi per qualche minuto, senza perdere il filo della concentrazione. Oggi potrebbe esserci la proposta di effettuare un viaggio o una gita, prima di prendere qualunque decisione meditate sul da farsi e cercate di convincervi che questo potrebbe coinvolgere altre persone. Non tutte di vostro gradimento. Un po' di stress si farà sentire. Riposa oppure pensa a divertirti. Evita i luoghi affollati. Nervosismo diffuso. Possibili problemi digestivi. Non abbiate fretta oggi, procedete con cautela in tutto e cercate di ottenere il massimo con il minimo sforzo. In auto non correte, eviterete molte e piccoli dispiaceri. Mostrati deciso. Vestiti in modo elegante e ti sentirai più sicuro. Nel lavoro ti darai da fare con forza e grinta. Riposa di più. Difendete la vostra privacy sui social network senza pubblicare notizie riservate sul vostro conto. Siate riservati e mettete in conto che potrebbero esserci persone disposte ad approfittarsi delle vostre confidenze pubbliche. Oggi siate particolarmente concreti in ogni cosa e in ogni vostra decisione, siate realisti e non affannatevi a rincorrere sogni effimeri e ingannevoli. Meglio restare con i piedi ben saldi a terra. Confidati con un amico. Sfogati. Evita di tenerti tutto dentro. Una prova da superare. Controlla la data di scadenza dei documenti. Se a un certo punto vi sentite indecisi su cosa dire in una conversazione scabrosa, non esitate a cambiare discorso. Nonostante abbiate l'impressione che tutti vi diano contro in questa giornata, non dovete disperare prima del tempo, poiché troverete senz'altro sostegno sulle persone che non vi giudicano e che non vi lasceranno affrontare i problemi da soli. Siate sempre professionali senza adulare troppo, non siate rivoluzionari ma nemmeno dei sudditi. La prima impressione è sempre la più importante, ma non sempre è quella più corretta. La parte dei paceri quindi, oggi, potete risparmiarvela e potete cercare di pensare ad altro, magari alla vostra professione che ha bisogno di impegno. Via libera allo slancio, grazie a uno dei vostri pianeti preferiti, Marte, in transito benefico dal Toro, specie se festeggiate il vostro compleanno in marzo. Potete risolvere oggi alcune questioni complicate che erano rimaste temporaneamente nel cassetto. Questi punti lasciati in sospeso ricevono l'apporto di una pianificazione molto efficace e vincente. Proprio come il camaleontico, stratega e trasformista Varis, il sacerdote, il fine alchimista, la spia, della saga del Trono di Spade, nel film impersonato dal convincente Conletil, vi piacerà oggi immaginare e prospettare possibilità diverse per il vostro futuro. Oggi potrete contare su stelle migliori rispetto agli ultimi giorni. Piano piano l'agitazione che vi ha tormentato nelle ultime ore se ne andrà.
Dovreste cercare di avere più pazienza, mantenere la calma anche se non state ottenendo tutto subito. Siete ancora in tempo per prendere delle decisioni, che daranno spazio a voi e alle vostre idee, invece di doverle sempre tenere nascoste. Bisognerà essere coraggiosi, prima che l'occasione svanisca. Grazie a tutti quelli che vi circondano, è giunto il momento giusto per darsi una chance e dare anche a loro la soddisfazione di vedere che avevano ragione a fidarsi di voi e a puntare tutto sul vostro progetto. Sabato impegnativo, soprattutto sul fronte dei progetti. Con la Luna e Saturno in sestile dovrebbe filare tutto liscio e invece, colpa degli amici, qualcuno che defeziona, qualcuno che arriva in ritardo, la serata cambia indirizzo. Peggio ancora se eravate in partenza per il weekend, tutto da ripensare a tempo record. Contrarietà anche al ristorante, la pizza non è cotta a sufficienza, il piatto che vi viene servito non è di vostro gusto e oltretutto ha un costo esorbitante, parola di Urano in seconda casa. Amore ed Eros. I veri amici si contano sulle dita di una mano e ora, gioco forza un faticoso impatto con la realtà, lo avete capito? I litigi oggi si sprecano e il casus belli siete voi, qualcuno vi taccia di pigrizia, qualcuno di spendere troppo denaro, oltretutto magari non vostro. E se un po' di ragione ce l'avessero davvero? Urge un'attenta riflessione. Cari Ariete, durante questa giornata sarete stanchi e anche in amore c'è del nervosismo, magari qualche non detto con il partner può rovinare un rapporto che sembrava solido e duraturo. Sul lavoro, meglio pensare e non prendere tutto di petto. A volte fare il passo più lungo della gamba è un azzardo che siete costretti a pagare a caro prezzo. Qualche volta hai paura di strafare sebbene tu non abbia problemi con il sesso opposto. Ti servirebbe quella marcia in più per osare ancora, ma qualcosa ti ferma sempre. Non vi curate di partecipare a impegni mondani e ritrovi tra conoscenti, anche se stretti. Specie se siete nati nella seconda decada arietina. Sole e Mercurio nel segno del Cancro vi impongono di esserci a tutti i costi, ma, in compenso, Urano nel segno riservato del Toro vi suggerisce l'intimità, specie se siete della seconda decade. Il pianeta vi proietta, felicemente ricambiati, con gioia e soddisfazione degli appetiti, verso il partner se scegliete una serata a due. Lavoro e denaro. Improprio vi arrabbiate, sbraitate, trovando da ridire su tutto e su tutti. Ecco perché tra i vostri collaboratori vi fate dei nemici, ma poi non lamentatevi se vi guardano storto e quando uscite dalla stanza sottovoce di voi dicono peste e corna. Spese fuori luogo e fuori budget, ma con tipi impulsivi come voi c'è sempre da aspettarselo, prima l'azione e poi il pensiero. Ma non dovrebbe essere il contrario? La seconda parte della giornata sarà più complicata da gestire e potreste poi non avere l'occasione di far valere le vostre ragioni e provare a spiegarvi come vorreste. Siete studenti in procinto di dover sostenere esami universitari e concorsi? Ancora un po' di pazienza e forza d'animo, presto avrete in mano la riuscita, specie se appartenete alla terza decade. Benessere. Bruciore di stomaco. Un classico per i nervosi che si mangiano le mani perché non sono in vacanza mentre i colleghi sì. Insoddisfatti su tutta la linea, ecco perché gli amici si allontanano. Un tipo che ha sempre da ridire e litiga con tutti non è certo una piacevole compagnia. A tavola saggio mangiare con meno ansia e meno rabbia, masticando male rischiate di procurarvi da voi stessi tanti piccoli e grandi problemi a cominciare dal mal di testa mattutino. Fino alla sensazione di pesantezza. Godetevi questo transito aumentando la quantità di esercizio fisico che fate, ricordate che l'aumento di energia deriva dall'aumento dell'esercizio fisico. Questo transito può anche avere effetti di lunga durata sulle vostre relazioni. Per lei, se battete cassa a un'amica chiedendo rinforzo, rimarrete delusi da un suo no secco. Vero, avete avuto gli occhi più grandi della pancia facendo passi superiori alle vostre forze, ma che diritto ha di punirvi come fosse vostra madre? Per lui, che idea, spendere un paio d'ore per preparare un piatto stratosferico e poi rovinarlo solo perché sbagliate a regolare la fiamma o la temperatura del forno. Ma dove avete studiato cucina?
colore delle emozioni, rosso mattone. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.